A tavola anche l'occhio vuole la sua parte. Benvenuti in Cucina per te. Quella di oggi non è una ricetta, ma un'idea sfiziosa per la presentazione di un antipasto a base di salumi e formaggi. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamolo insieme. Per una persona occorrono una fetta di salame tipo Milano, una fetta di mortadella, una fetta di prosciutto crudo, una fetta di fontina, songino e 10 grissini semplici o aromatizzati. Iniziamo la preparazione realizzando delle rose con i salumi. Prendiamo una fetta di salame, la pieghiamo a metà e poi ancora a metà, arrotolandola su se stessa. Procediamo in questo modo anche con la mortadella e il prosciutto crudo. Tagliamo la fetta di fontina a spicchi. Mettiamo tutto da parte. In un piatto da portata realizziamo il cestino. Poniamo due grissini in posizione verticale e parallela tra loro. Sovrapponiamo altri due grissini in posizione orizzontale, in modo da formare un quadrato. E procediamo in questo modo per creare altri due quadrati sovrapposti. Sistemiamo il songino lavato ed asciugato all'interno del cestino. Adagiamo le rose di salumi. E gli spicchi di formaggio. Il cestino è pronto per essere servito. Spero che anche questa idea vi sia piaciuta. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima video ricetta!